Capitano, una vittoria che vale il passaggio del turno e che vale ancora di più perché non è proprio la stessa cosa, però è come se fosse un po' una rivincita della finale dell'anno scorso. Allora, le squadre sono cambiate rispetto all'anno scorso. Sì, sono sempre Savona Vasas, ma sono cambiate radicalmente sia la nostra che la loro. È sempre una partita di altissimo livello, qua ci giocavamo il passaggio del turno. La voglia di rivincita c'è, ma se ti porti dietro qualcosa delle partite precedenti è cercare di migliorare gli errori che hai fatto per costruire il tuo gioco e non pensare agli avversari. Oggi siamo stati bravi a tratti, un po' meno in altri punti della partita. La cosa fondamentale è che ci abbiamo creduto fino all'ultimo e solo così noi possiamo giocare ad altissimo livello. Se ci perdiamo tra di noi non riusciamo a fare prestazioni buone, stasera invece è andata a te. Come dicevi tu, partenza non a razzo, ma poi avete preso le misure e siete usciti alla distanza. Allora, una delle nostre caratteristiche è il ritmo. È il ritmo. Infatti gli ultimi due tempi sono arrivati anche i gol in contropiede, senza mai mollare. E subiamo un po' all'inizio della partita, forse per non è mancanza di concentrazione, ma siamo un attimino presi dall'agitazione, forse. Dobbiamo riuscire a mantenere la calma e a fare quello che ci siamo detti di fare per tutti e quattro tempi. Siamo riusciti nell'ultimo quarto a farlo e meno male. Ora un tour de force in campionato e una partita che ora, una trasferta in Ungheria che vi fa stare un po' più tranquilli, diciamo. Beh, allora, sicuro c'è da andare in Ungheria a giocare per vincere. E stasera eravamo anche senza un nostro giocatore, vediamo se siamo al completo quando andiamo in Ungheria. Il tour de force del campionato lo tocco appena come concetto, perché tanto è così dall'inizio e fino al 12 dicembre sarà così. Non dobbiamo usarlo come alibi, siamo tutti quanti impegnati, ma siamo tutti quanti consapevoli che possiamo fare ogni partita, recuperare e ripartire.